Sono lieto di dare il saluto a questa assise così numerosa e penso anche interessata, perché quando si va a così numerosi vuol dire che si ha un interesse per quell'argomento che è annunziato in quella assise. Certo, attorno a questo quadro ci sono secoli che si studia. Ci sarà qualcosa di importante dietro allora. Chiaro che il libro non studia il quadro specificamente, ma studia il paese. Ma la storia del Tavilla, senza il quadro della Madonna, credo che abbia poco da dire alla gente. E quindi studiare anche la storia di questo quadro è importante per scoprire le radici della nostra fede. Non è compito mio, certamente, parlare di questo, il mio è soltanto un saluto, però sono contento che abbiamo parlato con il carissimo Salvatore, il professore Mercato. Sono contento che ancora si trovano documenti inediti su questo quadro. È qualcosa di stupendo, di meraviglioso, che ancora nel terzo millennio scopriamo qualcosa che non sapevamo. Ora, questo significa che è importante il quadro, ma adesso parlavo di potere spirituale, una parola bruttissima, perché scusate se la dico, perché lo spirito non ha potere se non chi glielo dà, mentre il potere esterno uno se lo prende e lo impone agli altri. Lo spirito, se uno lo accoglie, allora ha potere su di noi, se non lo accoglie, dico, è un oggetto storico, tra virgolette, mi permettete questa parola, oggetto, il quadro, e quindi si studia attorno a questo quadro, ma non può restare soltanto oggetto di studio, di ricerca. Credo che a noi questo oggetto storico dice ben altro e dobbiamo veramente riscoprire le radici della nostra fede e riscoprire il senso della comunione, il senso di essere una comunità, un popolo che è radunato da colei che significa questo quadro, perché i quadri sono soltanto segni, questo lo sappiamo. E allora noi dobbiamo sapere andare al di là del segno. Se non andiamo al di là del segno restiamo soltanto ricercatori della storia, dei documenti, ed è utile certamente, ma noi cristiani credo che dobbiamo saper fare questo salto al di là dei segni, scoprire la realtà. E al di là di questo segno, del segno di questo quadro, noi scopriamo la realtà di Maria, la madre di Dio, la madre di Gesù e la madre nostra. Auguro che questo libro che stasera venga presentato aiuti tutti, non solo la comunità tavillese, ma anche tutti i devoti della Madonna della Milicia a scoprire un po' più di verità su questo quadro, perché tante se ne sono dette, tante ancora se ne dicono. Ma cosa è storia e cosa è leggenda, forse ancora non lo sappiamo bene, questo libro ci può aiutare a distinguere. Grazie.